Intelligenza artificiale e mondo del lavoro, tra nuove frontiere o nuove barriere. Seconda giornata di lavori al Festival della Filosofia organizzato dal Comune di Campobasso e in particolare dall'assessore alla cultura, la professoressa Adele Fraracci. C'è filosofia che interroga l'intelligenza artificiale circa i rischi e le opportunità nel mondo del lavoro. E in questo paradigma nuovo della globalizzazione, di Industry 4.0 e sulle incertezze anche rispetto a quelle che sono le scelte di studio e di istruzione, educazione successiva per gli studenti, ci è sembrato estremamente importante puntare l'attenzione su questo. I punti di contatto tra questo assessorato alla cultura e il mio assessorato, quello che si occupa prevalentemente della diversabilità, sono tantissimi e soprattutto gli aspetti culturali, formativi, l'interesse, l'impegno nei confronti delle persone diversamente abili. Sono intervenuti al tavolo dei relatori il direttore generale di Anitec Assiform, Eleonora Faina, il dirigente digitalizzazione imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Raffaele Spallone, e il freelance Pasquale De Maria. Noi oggi viviamo ovviamente una fase di forte accelerazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, questo però vuol dire anche trovare persone che siano in grado di operare in un mondo che è più complesso. Giovani, giovanissimi, ma soprattutto i lavoratori attivi devono rafforzare le proprie competenze, che vuol dire competenze tecniche, ma anche tante competenze trasversali. L'intelligenza artificiale sta radicalmente cambiando il mondo del lavoro, sta impattando in maniera significativa in tutti i comparti della nostra economia, in tutti i settori, nei settori ovviamente tecnologicamente più avanzati, ma anche nei settori più tradizionali. E la sfida che abbiamo come funzionari, come tecnici, come policy maker, è appunto quello di far arrivare a tutti le opportunità che vengono generate dall'intelligenza artificiale. Andare a capire un attimino gli incubi che può portare l'intelligenza artificiale contro i vantaggi che possono derivare. Nel concreto, a livello lavorativo ci potrebbe essere una evoluzione e quindi diciamo addestrare un attimino i ragazzi che sono presenti anche in sala, a cercare di capire quali sono i vantaggi, a cercare di fare attenzione a quelli che sono gli svantaggi, perché potrebbe essere utilizzata in un certo modo e quindi applicata al mondo del lavoro, loro potrebbero avere più elementi a cui accostarsi.